Salve da Michele Expert, tempo di feste, di dolci e quindi si utilizza spesso la carta da forno. A volte si trova quella professionale che costa un bel po' di soldi, a volte si compra quella più economica, però quella più economica spesso e volentieri si ha difficoltà a strapparla, a tagliarla, ecco. Un po' perché non è professionale, un po' perché non si ci capisce nulla. Proprio per evitare di sprecare carta, farla storta, tagliarla male, stropicciarla, faccio esattamente così. Utilizzo questa spianatoia. Qua ci deve essere un po' di spazio così si fa meglio. Poi pareggio tutta la confezione a misura in questo modo. Tiro la carta che mi serve. Più o meno apprezziamo quando ci potrebbe servire, 20, 30, 40 a seconda quello che vi serve, poi con un coltello molto affilato come questo qua, vedete, basta prendere questo punto, andare qua e poi tirare di questo così. Si può fare in maniera molto pratica un taglio messo in questo punto. Facciamo un altro. Me ne servono tre. Un po', l'ultima, così, vedi i fogli come sono belli precisi, sicuramente meglio di farlo a mano, è sicuro, poi si può prendere la mano, ma il coltello deve essere molto affilato e poi andare più all'interno in questo modo, vedete, non in questo modo, ma in questo modo così. Seguire la linea e ci siamo. Solo piccoli dettagli a volte per evitare di rovinare la carta. Poi ovviamente chi la saprà utilizzare meglio di me, io non ci riesco con queste economiche, chi ce la farà, fate come sapete fare.